non vi rivolgete agli idoli e non vi fate degli dèi di metallo fuso. Io sono il Signore vostro Dio. Non ho mai conosciuto qualcuno il cui libro preferito della Bibbia fosse il Levitico. Certo non per importanza, ma perché è un libro pieno di leggi che regolamentano antiche pratiche sacrificali, attività sacerdotali e festività, un po' lontane da noi. Ma in tutte queste norme troviamo regole da applicare ancora nella nostra epoca e quotidianità. Ciò che risalta in una lettura veloce del libro, a mio avviso, è che Dio desidera un popolo che si distingua nelle piccole come nelle grandi cose. Da sempre la diversità, per essere accettata, deve ammagliare, deve presentarci un mondo fantastico, deve stupirci toccando i sensi della meraviglia. In tutti gli altri casi la diversità è osteggiata, derisa, combattuta, beffeggiata. In tutta la storia dell'umanità abbiamo perso molte occasioni per essere diversi, anche di fronte ad un'idolatria che non si presenta più con statue di metallo fuso. Già, perché l'idolatria è un seme marcio che non porta frutti, ma ha la capacità di diffondersi con rapidità, come un batterio che non trova ostacoli di fronte ad un sistema immunitario inerme, quasi sotto la soglia di sicurezza. Quali sono oggi gli idoli che mettono a duro lavoro tutto il tuo sistema immunitario e linfatico? Quanti e quali sono gli idoli che attaccano i tuoi e i miei linfociti? Decisamente tanti e diversi. Conosco un solo antibiotico potente ed unico, la parola di Dio. In essa c'è il seme della vita, della libertà, della compassione e del rispetto, tutte pillole che rafforzano il sistema immunitario spirituale. Io, dice il Signore, sono la via, la verità e la vita. Io sono il vostro Dio. Non c'è nessun altro che possa salvarti. Buona giornata.